stai tranquillo che mi chiama. Dai. Allora, oggi siamo qui davanti al Ministero, sì, all'ufficio, sì, dei lavori pubblici della Regione Lazio per una questione personale tua che non è il caso di parlarne adesso. Anche perché è troppo articolata, troppo lunga, eccetera, troppo complicata. Però in estrema sintesi, è molto importante di... In estrema sintesi è questo. Ho comprato il terreno, ho fatto preparare dall'architetto un progetto per la costruzione di una villetta nel 1980 e il comune, a distanza di 3 rifacimenti successivi del progetto, ha accettato finalmente, la commissione di edilizia finalmente l'ha accettato. Sulla base di questo progetto ho costruito casa. Non sto a dirla lunga, comunque nel corso degli anni ho fatto alcuni lavori aggiuntivi rispetto al progetto originario, per cui ho presentato una concessione in sanatoria. Invece che la concessione in sanatoria per la parte, diciamo, esuberante, quella approvata dal progetto, e quindi farmi pagare le sanzioni eventualmente per le piccole modifiche che avevo fatto successivamente, il comune ha ritenuto invece opportuno di mandarmi un'ordinanza di demolizione della casa intera. Allora, questo si tratta, lo dico io perché qui si tratta di un abuso di potere dovuto anche a situazioni conflittuali, dove la legge, il diritto non esistono più. No, il Far West, lo sceriffo che decide, appunto, vita, morte e miracoli. Sai cosa fa la sceriffo? La pistola se la schiaffa in culo. Capito? Allora, il discorso è questo. Il venerdì mi è arrivato una raccomandata con la quinta ordinanza di demolizione di casa mia, che ovviamente mai è stata fatta, perché poi nel momento in cui le altre 4 me le hanno notificate, io andavo a controdedurre le mie ragioni, venivano per forza prese in considerazione, per cui continuamente venivano sospese queste, in attesa dell'accordo stragiudiziale che avremmo dovuto fare. Siccome questo accordo poi stragiudiziale il comune, nelle vesti dei vari funzionari dell'ufficio urbanistico, non l'hanno mai voluto fare, che si sono alternati nel corso degli anni, non l'hanno poi mai proseguito per vari motivi loro che non stiamo a indagare. Adesso finalmente pensavo che si fosse concluso questo iter, invece a partire dal 2008 è partito di nuovo tutto un procedimento, per cui l'evento di venerdì è l'ultimo fatto in ordine di tempo. E cioè, che è successo? Che hanno coinvolto in questa storia anche l'ufficio dei lavori pubblici della Regione Lazio, che siccome a partire dal 2005 è stata approvata una legge, un decreto legislativo che stabilisce che Roma e la provincia di Roma è territorio sismico, per cui per dar lavoro a un po' di architetti tappezzieri con la laurea, come dicono amici miei ingegneri, devono arrabbettare con il potere politico e farsi fare queste leggi ad hoc anche loro, in modo da poter scampare l'inverno, uscire fuori dall'inverno, e quindi da lì è nata questa contestazione. Praticamente questa legge che cosa dice? Che per costruire una nuova unità immobiliare occorre preventivamente, prima del rilascio del progetto, della concessione edilizia o come si chiama adesso del permesso di costruire, occorre essere dotati dell'approvazione preliminare della regione, del Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Lazio, per appunto gli edifici con struttura portante antisismica. Per cui la mia casa, che è stata costruita nel 1980, dove io abito e risiedo dal 1981, oggi, secondo il Comune di Roma, il Comune di Formello e la Regione Lazio, qua con sede a Roma in via Capitan Bavastro, che cosa dice? 108 dicono che io, a distanza di 34 anni, mi dovrei dotare, perché secondo loro la casa è abusiva, quando invece ho fatto rilevare e documentato che la casa è del tutto legale, autorizzata e quant'altro. Adesso il funzionario Solerte è incapace funzionario, che cosa fa? Senza neppure osservare la legge
di DPR 24190 che stabilisce che quando c'è un procedimento si innesca un procedimento pregiudizievole per il cittadino immantinente, fare di cotto, immantinente deve essere immediatamente convocato, cioè informato e poi convocato per partecipare al procedimento. Tutto questo non è stato fatto, tant'è che io mi sono visto venire di recapitare una raccomandata in cui mi si ingiungeva di demolire casa, non, è una cosa allucinante, cioè questo è un continuo ripetersi di, diciamo, di scenari alla Kafka in cui lo Stato è il persecutore del cittadino. Ti lascio la parola. No, niente, è uno stalking nel vero senso della parola. Assolutamente. Dopodiché sì. Siamo venuti assieme, io come testimone della presentazione di tutta la documentazione relativa, proprio qui, nella sede dell'assessorato lavori pubblici, ecco qui che lo vediamo di nuovo, e che è aperto soltanto il mercoledì e il venerdì. E vedi caso, oggi, ecco, alle 13. Sì, vedi caso, oggi è mercoledì e ci troviamo di fronte un foglietto di carta scritto con l'ingresso in cui si dice che oggi è chiuso. Ora, a parte il fatto che potevano chiuderlo in qualunque giorno, in giorno non di ricezione del pubblico, appunto, lunedì, martedì, giovedì. No, sabato, domenica, gli anima di rimortarci loro. I due giorni? Nei due giorni in cui invece, capito? È d'obbligo la ricezione del pubblico. È d'obbligo perché è obbligo di legge. Tu non puoi far partire un cittadino nella previsione di poter discutere o comunque trattare o consegnare documenti. E poi dopo, cioè, affronto continuativo, sì. Imperterrito. Sì, vabbè, adesso non entriamo nel merito. Quello che a noi ci interessa documentare oggi è la totale assenza, della pubblica amministrazione di fronte ai propri obblighi, che è stata aggravata anche dal fatto che abbiamo telefonato alla polizia per avere una pattuglia che venisse qui a rilevare questa situazione, e la polizia giustamente si è rifiutata. Venga al commissariato a denunciare, io ti ho detto fate 1215, sì, appunto. Non ho bisogno che me lo dica lei come devo fare. Allora, noi volevamo avere una documentazione qui, noi ci auguriamo che quella persona che ci ha risposto si trovi in un giorno in una situazione in cui avrà bisogno di un pronto soccorso, di un'ambulanza, e l'ambulanza gli dirà venga qua. Allora, con questo concludiamo la nostra trasmissione. Ciao, so long, nel senso che ce l'ho così lungo. Laudetur priapus. So long, sì. In inglese.